Parliamo di un vero e proprio business illecito, quello delle false recensioni che verrebbero vendute e comprate sul web, come testimoniano recenti casi di cronaca. Il servizio di Silvia Santarelli e poi il parere di un esperto. Vendere recensioni false online può costare 9 mesi di carcere, è quanto ha stabilito il Tribunale di Lecce. Una settimana fa ha condannato senza sospensione della pena e il pagamento di 8.000 euro il proprietario di un'agenzia che vendeva pacchetti di recensioni false di ristoranti e alberghi al sito TripAdvisor. Era stato proprio il portale di recensioni a denunciare nel 2015 l'attività dell'agenzia pugliese, costituendosi parte civile nel processo e condividendo le prove raccolte dal suo team interno di investigazione frodi. Ovviamente per i siti di recensione la credibilità è tutto e i falsi giudizi di account inventati sono i nemici numero uno e costituiscono un vero e proprio danno economico. Del resto si tratta di un business importante, anche in Italia. Secondo alcuni sondaggi, prima di prenotare un tavolo per una cena o un pranzo di lavoro, quasi 9 italiani su 10 consultano le recensioni online dei ristoranti. Il problema è essere sicuri che quello che si legge corrisponda a un'esperienza reale. Eppure le recensioni vere non dovrebbero mancare. Per Coldiretti, quasi la metà degli italiani dà voti online a ristoranti e trattorie. Allora, per approfondire questo argomento, collegato con noi da Firenze, Aldo Cursano, buongiorno, benvenuto, vicepresidente della FIPE Confcommercio, l'associazione dei gestori dei pubblici esercizi. Allora, abbiamo Buongiorno. visto giudizi troppo positivi oppure troppo negativi. Ci può essere lo zampino di qualche ristoratore che preferisce utilizzare una concorrenza sleale? Beh, i fatti dimostrano che quando c'è qualcuno che vende un qualcosa e viene acquistato, ce ne sono due problemi, che in qualche modo però la sentenza certifica come crimine, con una condanna chiara e forte mai avuta in questa dimensione al mondo. Quindi occorre in qualche modo che il consumatore non sia tratto in inganno e occorre anche che qualche ristoratore o qualche albergatore non scelga scorciatoie il rapporto di fiducia con il cliente. Fare in modo che la propria proposta risponda alle aspettative è fondamentale per la reputazione dell'azienda, per la credibilità degli strumenti, perché, ripeto, la frode, l'inganno è un qualcosa che oggi non viene perseguito solo da TripAdvisor attraverso i suoi importanti strumenti, ma anche da noi, operatori che radicati sul territorio abbiamo Ecco, messo in tutta Italia proprio a e allora disposizione un SOS recensioni proprio per combattere la distorsione di questo senta, strumento democratico e importante. la interrompo perché appunto lei parla di strumenti per riconoscere, ma come si fa a riconoscere realmente se una recensione è falsa? Beh, questo succede quando si vede cadenze molto strane di recensioni a 5 stelle con standardizzazione di concetti, con situazioni non specifiche, si vedono a volte eccessi in una direzione o nell'altra, non si fa riferimento a piatti, ad ambienti, insomma, leggendo tante recensioni ci si rende conto assolutamente del locale, della sua dimensione. Il susseguirsi di talune situazioni desta il sospetto e quindi anche il consumatore deve leggere molte le recensioni, magari approfondire con ricerche specifiche, perché chi lo fa Benissimo. con la frode è uno che lo fa sistematicamente, Perfetto. così come oggi è stato individuato una struttura che aveva finalmente una sede fissa, perché normalmente chi vende pacchetti sono agenzie online che vengono Bene. oscurate e rinascono continuamente come funghi. La ringraziamo, è stato molto chiaro, grazie ad Aldo Cursano della FIPE.